Pozzilli, dalle origini ai nostri giorni, il titolo del convegno, a guardare il numeroso uditorio accorso nella sala consiliare del rinnovato Palazzo Comunale, ha destato vivo interesse, peraltro confermato dall'attenzione con cui è stato seguito. Merito dell'indovinato format, un racconto a due voci culminato con un dialogo tra l'architetto e storico Franco Valente e la storica dell'arte Carmen D'Antonino, con quest'ultima, pozzillese doc, a giocare in casa. Fino al 1810 la sua storia, apprendiamo da una veloce consultazione sul web, rientra in quella di Venafro, nel cui territorio comunale Pozzilli era compreso. In realtà, spiegano i due relatori, il comune ha una storia antichissima. Richiamarla e custodirla, rimarca D'Antonino, è un modo per conservare la nostra memoria e la nostra stessa identità. Come si fa a valorizzare, nel caso di specie, Pozzilli attraverso l'arte? Per me innanzitutto è un onore qui rappresentare Pozzilli e rappresentarlo nella maniera più bella attraverso una forma d'arte. Quindi parleremo appunto della storia dagli origini ai nostri giorni, parleremo dell'arte, dei culti religiosi, di quello che all'interno delle chiese noi abbiamo, quindi attraverso le iconografie, le pale d'altare, attraverso materiali e oggetti che ci sono stati appunto lasciati nel corso del tempo per valorizzare il territorio. Pozzilli, Santa Maria Oliveto, che hanno una storia antichissima, soprattutto per quanto riguarda tutta la parte della diocesi di Monte Cassino. Quello che io vorrei lanciare è di valorizzare il più possibile il territorio attraverso la cultura, la valorizzazione dei nostri beni materiali e immateriali, perché è fondamentale per conservare quella che è la nostra identità storica, la nostra memoria.